Da quanto tempo tu fai il pastore? Dall'età di 8 anni. Quanti anni hai? Sono 29 adesso, a ottobre sono 30. Sono 22 anni compiuti a giugno di servizio. Di onorato, almeno spero, onorato servizio. Mi chiamo Piero, stiamo in provincia dell'Aquila, sulle montagne di Bagno Grande, a circa 1300 metri. Ho 200 capi, visto in montagna abbiamo 150 pecore e altre 50 le ho in stalla. La mia fonte di rendita è il formaggio, produco formaggio. Come mestiere è abbastanza pesante. Il problema principale, io il latte lo trasformo io, quindi non ho, diciamo, problemi della vendita col latte, quindi prezzi bassi, eccetera. Il problema principale sono gli agnelli e la carne. Gli agnelli che vengono pagati poco. E il problema principale, almeno per me, ma credo per tutti gli altri allevatori, è lo stesso. Il prodotto che non ha valore. Qua dei lupi ce ne abbiamo tanti. Al momento sono più lupi che pecore qua su in montagna. Ci siamo abituati, sono millenni che comunque ci conviviamo. Abbiamo selezionato un cane proprio apposta per la guardia. Il nostro cane da pecora, secondo me, è uno dei migliori cani da guardiania che ci stanno. Se dobbiamo dire che il lupo è un problema, per me no. Io comunque a guardia ho dei cani, sto in una zona con dei branchi di lupi grossi e di conseguenza si doveva avere 11 cani, 15 cani a difesa di 150 pecore. Però come dicevo il problema non è il lupo. Il lupo appenninico, proprio il lupo nostrano, nella presenza di cani decisi, protezioni gelose delle pecore, il lupo appenninico evita di venire a predare. La predazione più grossa che ho subito è stata nel 2015, proprio all'inizio, quando ho deciso di mettermi in proprio. Che ho sempre lavorato come servopastore, come pastore, e poi dissi, se devo crepare per qualcuno, allora crepo per me. E iniziai a intraprendere l'attività, insomma, imprenditoria agricola, diciamo. E nel 2015 avevo 70 pecore protette da 4 cani, passò un branco dei lupi grosso, erano 16 esemplari, ma attaccarono le pecore, mi ammazzarono 50 pecore tutte e quattro i cani. Quello è stato il problema, cioè la volta che ho perso più capi in assoluto. Poi da là non mi sono demoralizzato, sono ripartito da zero con 20 capi, sono riuscito a ripartire pure con i cani, a selezionare bene sui cani, non ho avuto più problemi. Attacchi tanti, attacchi, tentativi di predazione sono stati più di una volta, sono stati i cani feriti, però perdite di pecore no. Consiglio di prendere cani che lavorano già con le pecore. Di prendere cuccioli sempre nati in mezzo alle pecore, perché quelli già avrai una sicurezza, e di prenderli da gente che quantomeno gli consiglia come fa. Diciamo che loro già quando nascono, se nascono in ovile, già hanno il trampolino di lancio per lavorare col bestiame. Il problema non sono i cani, il problema è la gente, capito? Bisognerebbe istruire la gente. Diciamo, noi qua stiamo a lavorare se piove, se nevica, se fa caldo, se... Quindi prima cosa bisognerebbe che regioni, comuni, insomma, chi ci dovrebbe tutelare, che andasse ad istruire la gente che va in montagna, anche tramite i cartelli, capito? I cartelli che avvisano come bisogna comportarsi. Fino a che ci sei tu, soprattutto se c'hai cani, finché ci sei tu, loro hanno la figura di comando, capito? Una figura che comanda che sei tu, quindi quando tu li chiami loro tendono a fermarsi. Dal momento che tu non ci sei, loro sono autorizzati, si sentono autorizzati a fare il loro lavoro al 100%. Quindi dopo, se per dirti loro non mordono, in questo momento, se non ci sto io, dopo non... pur di mandarti via, sono capace di venirti addosso ed attaccarti. L'allevatore dovrebbe essere il primo a rispettare l'ecosistema. Il lupo fa parte dell'ecosistema come lo facciamo parte noi. Ha diritto lui di stare qua sopra come abbiamo diritto noi. Sta a noi proteggere ciò che alleviamo.
tu non puoi seminare il grano e poi lamentarti perché il passero se lo mangia. È vero che il lupo per gli animali, diciamo, padronali dà più problemi, perché comunque se tu già sai che in un supermercato regalano la roba, tu non vai a quella dove la paghi, tu vai a quella che te la regala. Quindi sta a te metterlo in difficoltà e fargli cambiare strada. E se tu lasci le pecore incustodite senza cani, con una rete elettrica di 1,20 m, tu non puoi sperare che il lupo evita la rete elettrica. Quello la salta, quello salta fino a 2 metri, che si mette paura di 1,20 m. Allora ci devi mettere i cani. Allora se sente che il cane è deciso a fronteggiarlo, il lupo evita, perché il lupo non già veterinario, se viene ferito muore. Capito? Mangia oggi, non mangia più. Quindi non devono pensare, secondo me, a sterminare, devono pensare a proteggere, devono pensare a trovare una soluzione ecosostenibile, come si dice, di rispetto per la natura selvatica e degli animali da reddito. Non è bello manco per me vedere, comunque, quando mettono le fotografie o i video di pecore dilaniate, cioè, alla fine sono sacrifici. Però se le pecore stanno a quelle condizioni, la colpa è tua, non è la mia. E non è manco del lupo. E quello è un predatore, quello è nato per fare quello. E tu come allevatore sei nato per difenderlo, quello che allevi. Non può venire a piangere poi sopra come fanno a Facebook, sono costretto a chiudere, e alla fine ha vinto il lupo, ma cioè, ha vinto perché sei stupido tu. Tu non sei, secondo me non sei in grado di allevare. Tu devi proprio cambiare mestiere. La pastorizia è una passione, è una malattia, più che una passione è una malattia, perché ai giorni d'oggi se non hai una passione talmente tanto forte non la fai, non è un'attività che rende, insomma. Per me è vita, io non mi vedo da nessun'altra parte, questo è il paradiso. Oh, sono cattolico, però non so se in un futuro, quando morirò, ci sarà un paradiso, quindi preferisco godermi questo mo'.